Buongiorno al mio compagno di viaggi Diego Junior, buongiorno. Bravo, mio compagno di viaggio, mi piace. In questo periodo non possiamo neanche uscire fuori alla finestra. Mi piace compagno è perfetto di viaggio. Come che termine ti devo dire, ci sta Mattia Angri stamattina, quindi non è una... L'applauso da solo. Cretino. Saluto la redazione e la regia targata Mattia Angri. Iniziamo subito, Diego. Sigla! Sei pronto per la 30ª giornata di campionato? Prontissimo. Devo dire la verità, oggi seguirò con piacere Parma-Milan. Le altre due partite penso che andranno, passeranno agli annali. Ma anche senza... perché alle 21 c'è il classico. Ecco, bravo. Il classico. Se i tuoi figli te lo fanno vedere, Sì. È difficile, già te lo anticipo che è molto complicato, però a parte gli scherzi, Parma-Milan è una partita importante per noi, no? Perché già ieri abbiamo parlato tanto di Parma-Milan e sappiamo che è una partita che veramente può riaprire i giochi a livello pesante, perché il Milan non dovesse fare risultato a Parma, veramente poi verrebbe risucchiato al 100% nella guerra Champions. Però poi sai, ecco, bravo, mi favorisci la classifica. Il Milan perdendo si mette in guai serie, eh? Può scivolare quarto con il Napoli a un punto, perché se l'Atalanta e la Juve fanno quello, vabbè, la Juve col Genova penso che stanno con il doppio sigaro, Juve Genova. L'Atalanta ha una partita un po' più complicata, mi ricordo, giusto? Dove gioca l'Atalanta, Giallo? Aiutami. Te lo dico subito, vediamo. A Firenze contro la Fiorentina, domani sera alle 20:45. Ecco, quindi non è facile. Eh sì, dal calcio al basket, perché ho l'onore, caro Diego, di presentare l'amministratore delegato del Napoli Basket, grandissimo orgoglio partenopeo e campano, Alfredo Amoroso. Dottor Amoroso, buongiorno. Ciao a tutti, è un piacere essere in diretta con voi. Grazie dottor Amoroso. Cosa significa aver riportato la Coppa Italia a Napoli dopo così tanti anni? No, non è la stessa Coppa Italia, quella fu una Coppa Italia di A1, questa è la Coppa Italia di A2, però vincere fa sempre piacere, no? Assolutamente sì, una soddisfazione enorme, con talmente risultati dovuti alla capacità di non arrendersi nonostante le difficoltà. Noi abbiamo avuto parte quarti, semifinali e finali completamente ribaltate dopo due quarti giocati un po' peggio degli avversari, tutti 12 punti. Per cui insomma è un'impresa, anche per come è venuta, molto importante, e anche per il risalto che ho avuto per la città di Napoli, che è da tanto che non vinceva, aveva bisogno di questo sprone, ed è anche una cosa molto importante per noi che abbiamo investito nel basket, quindi per le tre società che ci investono. E sicuramente l'abbiamo fatto unendo le forze, nonostante anche le difficoltà di quest'anno. Dottor Amoroso, ci può rassicurare sulla situazione di Josh Mayo quando rientrerà a Napoli? Ma guarda, io credo che sarà sicuramente disponibile per la fase orologio, salta oggi e quindi sarà a disposizione sicuramente tra due settimane. Certo, dottor Amoroso, il Napoli Basket ha investito tanto sui giovani, no? Sul settore giovanile, cosa che a Napoli purtroppo si fa sempre meno, no? Comparato comunque al calcio e a tante altre realtà che ci sono. Come mai voi come società avete scelto questa linea, che poi tra l'altro io sposo in pieno, quindi vi faccio i complimenti? Il progetto dell'Academy è un progetto che è assolutamente interessante, sul quale abbiamo puntato di fatto sin dall'inizio. Quest'anno poi siamo stati sfortunati, perché noi abbiamo iscritto la squadra, l'Academy, alla categoria della C Silver, ma di fatto è partita soltanto nell'ultimo mese, viste le complicazioni che ci sono state, quindi gli investimenti sono stati ingenti e importanti anche da questo punto di vista. È importante che soprattutto si parta dal settore giovanile, perché la Napoli del basket, e non solo, deve ripartire da ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco e mettere a frutto la propria bravura. Ci sono tanti talenti nascosti anche nel nostro territorio e noi diciamo che abbiamo l'obiettivo di andarli pian piano a scovare tutti. Direttore, vedo la classifica di serie A2, Napoli al secondo posto con 36 punti, a pari punti con Scafati, ma a soli due punti dalla vetta del pallacanestro Forlì. Cosa significherebbe riportare il basket Napoli in serie A1? Significherebbe tanto, diciamo che è anche l'obiettivo non tanto nascosto che abbiamo quest'anno. Per raggiungerlo chiaramente
serviva una vittoria come quella della Coppa Italia, perché ci dà tanta forza, tanta motivazione, soprattutto ci fa credere tanto nella possibilità. Ci ha messo a confronto di fatto con le squadre più forti dell'altro girone. Quanto alla classifica, chiaramente noi andiamo a metà aprile a iniziare a giocare questa fase orologio, la speranza è di arrivare poi con piazzamento massimo, quindi col primo posto, a quelli che saranno i playoff, che si giocheranno a maggio e termineranno a giugno. Speriamo bene per noi. Coach Sacripanti vi ha fatto fare un salto di qualità non indifferente. Quanto è importante avere un allenatore come lui? È un allenatore che ha un'esperienza internazionale, un coach di livello che nel mondo del basket tutti conoscono e che sicuramente ha dato tanto alla squadra ed è stato fondamentale anche nella gestione della tre giorni della Coppa Italia. Quindi siamo contenti di aver puntato su un allenatore di questo spessore e speriamo soprattutto che di riuscire a completare l'opera. Dottor Amoroso, io seguo spesso il Napoli Basket, sono un tifoso e sono un assiduo frequentatore, quando si poteva, del palazzetto. Noto che si è creata tra la squadra e la dirigenza un grande rapporto di stima, no? Vedo che i giocatori quando cambiano vanno a dare il 5 anche al presidente, c'è il GM Antonio Mirenghi che è un amico sempre molto preso dalle partite. Diciamo, il Napoli Basket è anche questo, no? È anche famiglia, è anche grande gruppo. Sì, c'è piena simbiosi, diciamo, tra quello che è il gruppo squadra e non solo il gruppo dirigenza, ma anche tutto lo staff che lavora a 360 gradi, che davvero non fa mancare niente sia al coach che a quelli che sono poi i giocatori che vanno in campo e che devono dimostrare partita dopo partita. Quindi assolutamente sì, è importante che questo resti invariato fino al termine della stagione, perché noi crediamo tanto che l'unità di intenti tra società, staff e squadra sia fondamentale poi per ottenere obiettivi finali. Vabbè, tu sei anche stato qualche volta al palazzetto, sì. Diciamo, negli ultimi anni, sì. Hai visto anche insomma quanto stiamo investendo da un punto di vista marketing. Peccato che quest'anno non sia possibile far venire i tifosi, ma noi di fatto abbiamo allestito un nuovo palazzetto con il nuovo logo, al quale veramente ci teniamo tantissimo e ha portato anche fortuna almeno fino a questo momento. Quindi sicuramente la simbiosi è fondamentale per andare avanti. Certo, e in base a questo, con questa prometto che è l'ultima mia domanda, c'è stato una dimostrazione di attaccamento alla maglia incredibile, no? da parte di un giocatore della squadra. Noi sappiamo che nel basket è sempre molto difficile integrare gli americani, no? Perché spesso purtroppo sono corpi estranei, no? E invece voglio sottolineare il gesto di Jordan Parks, no? Soprattutto nella semifinale, un ragazzo che stava male, non poteva giocare, ma ha detto allo staff tecnico che lui voleva dare una mano, ha giocato bene ed è stato determinante. Quindi questo è veramente un punto a favore del Napoli Basket. È un grande gruppo e quindi noi speriamo di vederlo in Serie A1 molto presto. Jordan Parks è stato un elemento chiave nella semifinale che in finale, e ricordiamoci che venerdì nella partita di mezzogiorno si era fatto male e si temeva addirittura fosse uno stop più lungo, quindi certo. È stato d'esempio assolutamente a tutti i compagni per permettere poi di credere nel risultato. E poi chiaramente la qualità degli americani la conosciamo tutti, noi chiaramente abbiamo un gruppo squadra molto molto forte, ma Mario sapete insomma con l'MVP è stato certo. Il giocatore migliore del torneo, ma Parks con l'esempio e la qualità che ha dato in campo è stato assolutamente fondamentale. E grazie all'amministratore delegato del Napoli Basket, Alfredo Amoroso. Arrivederci. No. Buon lavoro. No, torniamo un attimo al calcio, no? Perché c'è una partita dovremmo molto importante. C'è una partita molto importante domani alle ore 15 contro la Sampdoria. E un Napoli, vi aspetto anche la tua formazione, la tua probabile, perché oggi c'è la probabile di Diego Junior. Rientra David Ospina tra i pali, questo te lo confermo. Va bene, dopo leggeremo anche la tua formazione, la tua probabile formazione. Io mi aspetto delle novità all'interno della formazione domani anti-Sampdoria. Sì,
Faccio bene ad aspettarmele. Qualche novità. C'è un secondo me Osimhen dal primo minuto, così a occhio. C'è un solo grande dubbio: se giocare con Fabiani e Zielinski davanti alla difesa, perché il secondo tempo del Napoli è stato un secondo tempo importante a Torino, oppure confermare Zielinski tre quarti con Fabiani e Demme davanti alla difesa. Questo è l'unico dubbio. Ritorna Politano dal primo minuto al 99%, ritorna Mertens, Insigne confermatissimo, dovrebbe ritornare Mario Rui a sinistra con Di Lorenzo a destra e potrebbe tornare Manolas al centro della difesa insieme a Koulibaly. Senti, ma non è un Lozano meno brillante rispetto a quello che abbiamo visto prima dell'infortunio, secondo te? È un Lozano con meno ritmo, questo sicuro, però ragazzi, Lozano è un giocatore importante. Io non dimentico l'allungo, lo scatto che ha piazzato sul poi l'assist sul gol mancato di Zielinski. Lozano è un tassello fondamentale, una grande risorsa del Napoli, ed è giusto potergli dare minuti, però è anche giusto quando magari non fa benissimo, aprire le porte della titolarità a un giocatore che ha fatto bene come Politano. Alle 15 apre, Diego, Spezia Crotone, il trentesimo turno di Serie A, sfida diciamo per la lotta retrocessione, perché andando a vedere quella che è la lotta retrocessione, al 20° posto c'è, quindi ultimo, il Crotone con 15 punti. Crotone ormai che è veramente a pochissime chance, se non nulle, di salvarsi. Vabbè, ma non ti credere comunque, perché comunque, allora, è difficile, però il Cagliari ha 7 punti e non è che è a 15 punti. Ma perché ti ha fatto una buona impressione il Crotone contro il Napoli? No, non mi ha fatto una buona impressione. Il Napoli è stato molto distratto con il Crotone. È una squadra che prende tantissimi gol, però sicuramente è una squadra che se la può giocare in questo momento. Torniamo ai piani alti della classifica, lo facciamo collegandoci con Dario Marcolin di DAZN, a cui do il bentornato da Arena Maradona. Buongiorno Dario. Ciao ragazzi, buongiorno. Diego, ho visto il video che avete fatto con Marcelo, eh? Hai visto? Adesso mi sto allenando. Sono quasi pronto per giocare con te o contro, non lo so, come vuoi. Cosa ti ha detto su di me? Dimmi un po'. Ma ha detto: guarda che Dario gioca, Dario gioca. Così ha detto. Grande Marcelo. Dario, il Napoli ha fatto una buona impressione a Torino, soprattutto il secondo tempo, secondo me complice l'intelligenza di Gattuso, che ha visto che a un certo punto era quasi inutile tenere Demme lì e dare un po' di qualità lì in mezzo con Zielinski. Ma a prescindere da questo, il Napoli manca sempre, anche nella partita contro la Juve è mancato nei primi 20 minuti nella convinzione. Io ho sempre la sensazione che il Napoli sia più forte della Juventus in campo, ma nella testa che la Juve sia sempre 10 anni avanti. Più cattiva, aggiungiamo più cattiva, nel certo. Senso che nel Napoli è bello da vedere, ma a volte nella cattiveria dei singoli, per esempio anche il gol di Ronaldo, la cattiveria di Rachmani nella marcatura è troppo leggera, la cattiveria a volte in mezzo al campo, e a volte te lo aspetti anche da Demme o da alcuni giocatori che possono averlo, è sempre diversa. A me dispiace, perché come hai detto bene tu, Diego, il Napoli ha dimostrato di essere una squadra offensiva, organizzata, che ti mette che tecnicamente ha un valore superiore, no? Perché poi l'hai visto anche fondamentalmente, anche se il Napoli il primo tempo non ha fatto bene, però quando ripartiva, penso all'occasione di Zielinski, penso al tiro di Fabian dal limite dell'area, penso a alcune occasioni che, parlo di cattiveria perché secondo me quello è il momento in cui tu ti trovi in quello stadio, in quella determinata partita, e devi tirare fuori quella cattiveria. E per quello che do un valore importante anche alla personalità a volte del singolo. Sicuramente Dario, ma secondo te quest'estate nella prossima sessione di mercato si interverrà anche un po' su quelle che sono le fasce dietro, no? Sui terzini, perché se è sembrato un po' la parte debole del Napoli, un Isai che fa una prestazione buona e 15 negative, e a destra magari Di Lorenzo è forte, sì, però ha bisogno anche di un po' di rifiatare, quindi bisognerebbe valutare anche un sostituto per non far giocare sempre lui, perché se non mi sbaglio è uno dei calciatori proprio a livello europeo con più minutaggio, Giovanni Di Lorenzo.
Sì, ha fatto una grande partita a Torino. Sul fatto sì. di Zai, ti dico, è stato anche lasciato un po' solo, non tanto da Insigne che veniva a recuperare indietro, ma lì secondo me è mancato Diego Demme, che doveva dare un po' più di copertura, stare un po' più vicino a lui. Al di là di questo, ti dico, io penso due cose nelle costruzioni delle squadre, prendo esempio anche dall'Inter, quando hai la palla e quando non hai la palla. Quando hai la palla, oggi il Napoli è fantastico, forse la squadra che gioca il miglior calcio insieme all'Atalanta in fase offensiva, sì. per me, in questo campionato. Manca un po' quando non hai la palla, cioè io ho analizzato anche la partita contro la Juventus, per esempio, tanto pressing su Buffon, su comunque i quattro di difesa che giravano palla, però poi alla fine la Juventus, sia con Chiellini, sia comunque con De Ligt, sia comunque con Danilo, sia con Alessandro, con i centrocampisti, alla fine il Napoli arrivava, pressava, ma non è mai riuscito a togliere quella palla. Cioè a volte serve anche quel giocatore che può dare anche un senso di cattiveria alla squadra. Cioè io ho notato proprio questo, quando tu vai a giocare anche in Europa, quando vai in Champions, sì, giochi tecnicamente, ma giochi anche con delle caratteristiche. Oggi il Napoli secondo me, se deve comprare dei giocatori, poi che siano terzini o in mezzo al campo, penso che debba comprare dei giocatori che sanno anche avere una cattiveria diversa, e quello può fare la differenza da aggiungere alla qualità offensiva che ha il Napoli, perché il Napoli quando ha la palla non gli puoi dire niente, quando invece non ha la palla, secondo me trova una lacuna. Era un po' così anche per il Barcellona. Il Barcellona, se tu lo volevi portare sul suo terreno difficile, lo portavi sulla fase difensiva. Ecco, il Napoli attacca molto bene sulla fase difensiva, deve migliorare ancora un po'. Certo. Dario, la Juventus ha giocato con una pressione molto offensiva, no? È sembrata la Juventus del secondo tempo della Supercoppa, no? Secondo te è un caso il fatto che quando si è abbassato Zielinski il Napoli è uscito meglio dalla pressione ed ha messo più in difficoltà la Juventus, o secondo te è stato solo una questione di mentalità? Perché secondo me Zielinski, con la sua personalità, col fatto che è uno che punta, che è uno che non ha paura di giocare l'uno contro uno, secondo me è servito tanto in questo. Guarda, Gattuso ha fatto una grande mossa lì, togliendo Demme e mettendo comunque Zielinski nei due di centrocampo, perché oggi se tu hai Fabian Ruiz e Zielinski di fronte da attaccare, sei tu che ti adatti a loro, fai fatica ad andare a offendere, perché loro col loro palleggio ti mettono in mezzo. Zielinski è stato un giocatore che comunque ha fatto il play in mezzo insieme a Fabian Ruiz, ma stava un pochino alto, quindi era un giocatore, era quasi un attaccante, una via di mezzo tra il centrocampista e il trequartista alle spalle. Cioè è stato un giocatore che comunque ha cominciato a prendere in mano la squadra insieme a Fabian, hanno costretto la Juve ad adattarsi, è stato quasi un inchinarsi, no, della Juventus alla qualità di questi due giocatori. È stata una mossa che mi è piaciuta. Ovviamente fai fatica a farla dall'inizio, perché per alcuni equilibri, poi l'ha fatta in corso, però insomma il Napoli del secondo tempo ha dimostrato che, almeno per quello che penso io, è vero che la Juve il primo tempo ha fatto bene, però noi definiamo un tempo per uno, il primo tempo per la Juve, il secondo per il Napoli. La differenza la fa un campione come Dybala, che nel contesto di quella partita fa la giocata del singolo e fa gol, cioè ha dato un qualcosa in più con quella, perché probabilmente il risultato migliore era il pari. Sicuramente è una partita da pareggio, però io su questo anche ti volevo portare, Dario. Abbiamo visto che il Napoli prende gol su due errori, diciamo, di interpretazione, su poca aggressività, perché uno, Rachmani, che marca zona in aria, non si vedeva da tanti anni, soprattutto se Ronaldo lì, come tu ben sai, rompi la linea e vai a uomo. Però e anche il secondo gol di Dybala, comunque Dybala ha il tempo di stopparla, di girarla, di mettersela bene e di poi far gol. Era Koulibaly che è uscito un po' in ritardo. È uscito male, però Dario, il Napoli manca in questo, in queste piccole cose, perché queste partite si decidono in questi piccoli dettagli, no? Sì, è quella cattiveria che ti dicevo io, cioè la cattiveria anche nell'andare a pressare. Cioè tu prendi il Verona, per dirti, il Verona fa la partita sugli avversari e quando va a pressare fa una pressione forte sull'avversario, no? Quasi a levargli la palla. Il Napoli invece arriva, si ferma, poi la palla va via, arriva l'altro a pressare, arriva, si ferma. Cioè manca un po', lo stesso è l'errore di Koulibaly. Cioè quando tu vedi che uno come Dybala prende palla lì, non gli devi dare il tempo di lo spazio di girarsi e tirare, lo devi aggredire anche perché non è
Dario Marcolin che ha 50 anni e Dybala che col sinistro pittura, capito? Quindi lui ha trovato una traiettoria che solo lui ha trovato. Poi secondo me Meret era anche coperto da Koulibaly nel vedere partire la palla, perché sì, quell'attimo ha perso la visione della palla, poi la palla va a finire perfettamente all'angolino. Però ecco, in quella cattiveria sono d'accordo con te, cioè oggi secondo me nella prossima sessione di mercato il Napoli, quando dovrà comprare qualche giocatore, lo deve comprare pensando anche non solo quando hai la palla, ma anche quando devi difendere in un certo modo. Certo, poi è un colpo di Paolo Dybala quello. Io ricordo un gol fantastico che fece in un Juventus-Barcellona, dove la Juve sconfisse il Barcellona di Messi, no? Si girò in un fazzoletto Paolo Dybala e segnò un gol a giro. Lui ruba il tempo, esatto. Fai caso, ruba il tempo perché il suono del suo gol è tam tam, cioè nel senso stop e tiro, pam pam, capito? Cioè, è proprio quello il suono. Se lo iniziasse a fare pure un po' con la nazionale sarebbe anche meglio per me, lo dico io. No, Dario, tu sarai a Verona per DAZN, per Hellas Lazio, no? E classifica alla mano, la Lazio ha 52 punti al sesto posto, insegue il Napoli a 56, ma la Lazio ha una partita da recuperare con il Torino, quindi potenzialmente a 55 punti, con una ipotetica vittoria sul campo del Verona, che sicuramente non sarà una cosa semplice, la Lazio è lì comunque, nella lotta, nel pieno della lotta. La Lazio con gli ultimi tre risultati, con la vittoria sul Crotone a Udine e l'ultima sullo Spezia, non giocando bene si è mantenuta in scia della possibilità. È ovvio che se tu pensi a una classifica della Lazio nel guardare i punti che gli puoi dare col recupero col Torino, sta lì. Credo che la Roma invece è uscita un po' da quella, diventata a 7 punti dal quarto posto, per cui dalle famose 4-5 squadre la Roma si è un po' tolta, però c'è una gran bagarre. Se tu pensi che nel giro di 4 punti, partendo anche 5 punti dal Milan, arrivando fino alla Lazio, mancano 9 partite, cioè sono 27 punti e c'è ancora un mondo da giocare, perché poi vediamo che ogni settimana, una volta il Milan scende, poi sale la Lazio, il Napoli sale, scende magari la Roma come è successo, la Juventus guarda, la Juventus con la vittoria sul Napoli ha rimesso a posto un mese di classifica, perché aveva pareggiato col Verona, aveva perso con il Benevento, era uscita dalla Champions, aveva pareggiato col Torino, cioè in quel mese lì la Juventus con 3 punti si rimette a posto, ma perché c'è un saliscende delle avversarie. Tra virgolette ti dico un'altra cosa, l'Inter vincerà questo scudetto perché ha fatto benissimo, ma anche per la mancanza di un competitor. È vero. Cioè, non c'è stato nessuno che gli ha dato fastidio. Certo. E Dario, l'ultimissima curiosità da parte nostra. Sappiamo che tu sei molto vicino all'ambiente nazionale e volevamo chiederti se avevi qualche notizia di Daniele De Rossi, no? Che in questo momento è ricoverato allo Spallanzani. Tu sai che Daniele gioca con noi a padel, no? Quindi sì, è anche molto forte, mi dicono. Sta crescendo, l'ha detto Marcello, sta crescendo, sì. È un po' indietro rispetto, però è un giocatore che gioca a padel 2 volte al giorno, sta crescendo molto negli ultimi 6 mesi, è salito a un livello buono. Al di là di questo, mi hai letto nel pensiero, perché proprio stamattina, lui è entrato ieri, sai, alla fine gli avrà scritto il mondo, e io stamattina poi gli mando un messaggio per sapere come sta, però... allora parlano di una polmonite bilaterale, la stessa che ha avuto Francesco Totti. La stessa che ho avuto io, Dario. Anche. Ah, vedi, io te lo dico perché ho parlato con Francesco, che anche con lui, giocando a padel con lui, e mi ha detto che lui ha passato 20-22 giorni, sembrava che gli fosse passato sopra un camion, cioè nel senso proprio le ossa, non so se tu hai avuto... Senti debole. Stessa... Io sono stato ricoverato, Dario, sono stato 15 giorni in ospedale, e quindi lo so bene. Lo conosci perfettamente. Lo conosco. Io credo bene. Che quella di Daniele sia più una precauzione che non un aggravarsi. Questo mi hanno detto, adesso comunque gli scrivo. E lo speriamo, un augurio chiaramente di pronta guarigione a Super Daniele De Rossi, che speriamo di rivedere presto sui campi di padel, dai. Ovviamente. Esatto. Grazie a Dario Marcolin. Ciao ragazzi, un ciao abbraccio. Dario. Ciao Dario. Diva di Calcio Napoli 24, la collaborazione che ormai è nota a tutti tra il Napoli e Marcello Burlon, sarà presentata la maglia Limited Edition, la Combat Pro Marcello Burlon Limited Edition, nella partita contro l'Inter al Maradona.
Maradona, quindi la partita dopo Sampdoria-Napoli, quindi la settimana prossima. Allora, io ti confermo, perché sono un amico di anche di Marcello Burlon, e ieri gli ho scritto: Marce, sai che hai fatto una maglia storica, questa rimarrà storica, e come tutti sanno Marcello è argentino, no? E ha detto: questa per me è un grande orgoglio, perché è una maglia dedicata a Diego. Bellissimo. Quindi molto bella, quindi, e io gli ho risposto: la devo avere. Punto. Già sa. Fatene mandare due allora, va bene? Già sa. No, io adesso lo dico ufficialmente, la chiederò forse a, non so, a Di Lorenzo, a Insigne, qualcuno me la deve dare, quindi. Va bene, fantastico. Noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità, ma ritorniamo subito con voi, perché subito dopo c'è il fantacalcio. Il buon Miranda mi ha lasciato da solo. Vabbè, ma lui comanda lui, in sostanza. È bello. Non si sente più Miranda. È il bello della diretta, qua. No, Diego? Perché noi, sai, ci piace lavorare sempre all'ultimo secondo, ci piace collegare gli ospiti sempre all'ultimo secondo. E infatti stavo parlando con un grande amico, nonché giornalista, grandissimo amico, nonché giornalista del Roma, Salvatore Cagliazza. Buongiorno e benvenuto ad Arena Maradona. Buongiorno a voi, buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Sasà, dobbiamo ritornare, perché a Madrid ci divertimmo. Oh, grande Diego, come stai? Hai furono grandi giorni. Oh, ho detto solo Madrid ci divertimmo, ha detto subito grande Diego. Sasà, il Napoli ha atteso da una trasferta complicata, no? Dopo una sconfitta, diciamo la solita sconfitta all'Allianz, mettiamola così. Questa è una partita che abbiamo visto e rivisto, penso, due o tre volte. Che Napoli ti aspetti a Genova? Ma Diego, io credo che deve essere un Napoli reattivo, che deve reagire subito, perché facendo un attimo due conti non può perdere terreno, e credo che la migliore reazione di un Napoli che ha perso a Torino, dopo che c'era arrivato lì come da pronostico favorito, no? Perché la Juve era in difficoltà e Napoli arrivava da una serie di risultati positivi, e a quel dovevi fare il grande salto, il grande colpo, almeno non perdere. Purtroppo il Napoli, quando ha un peso importante con la Juventus, mi riferisco alla Supercoppa piuttosto che a questa partita, viene meno dal punto di vista caratteriale, viene meno dal punto di vista fisico e anche mentale. Quindi mi auguro che il Napoli possa reagire, perché deve assolutamente incassare i tre punti per poi pensare di farne quattro tra Inter e Lazio, a meno che l'Inter non arrivi al Maradona nello stadio di tuo padre con lo scudetto già cucito sul petto. A quel punto puoi fare, secondo me, un altro discorso con 9 punti e il discorso cambierebbe. Però io credo che Napoli deve ripartire con una vittoria, perché altrimenti poi sai bene come va a finire, no? Il morale va giù, va ancora certo. Più giù, e rischi di perderti per strada nelle altre due partite casalinghe. Sasà, io ne parlammo anche con Antonio Petrazzullo prima della partita con la Juventus. Quello che è mancato al Napoli, secondo me, una delle cose che è mancata al Napoli all'Allianz Stadium mercoledì pomeriggio, è stato l'approccio alla gara, no? Perché spesso lo sbaglia il Napoli, e quando lo sbaglia poi rischia di compromettere determinate partite, perché poi abbiamo visto nel secondo tempo un Napoli completamente trasformato, sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista mentale. Io penso che quei primi minuti siano fondamentali, e contro la Juventus c'è stato un Napoli un po' timoroso. Io ricordo il gol clamorosamente fallito da Cristiano Ronaldo dopo 2 minuti di gioco, dove veramente è stato un errore incredibile che poteva mettere subito in discesa la partita della Juventus. È stato un Napoli ad inizio un po' timido, dopodiché nel Napoli, secondo tempo, si è trasformato. Sì, si è trasformato, perché la Juve ha arretrato il baricentro, perché si sono rintanati. Gattuso ha fatto dei campi importanti con Osimhen e Politano, quindi c'era più spinta, più vigore, più voglia di andare verso la porta. Io credo che qualcosa va rivisto in difesa, perché il campanello d'allarme c'era stato con il Crotone, perché va bene marcare a zona, però poi bisogna stare attenti, perché se lasci 1,5 metri a Ronaldo 2 volte, la prima volta sbaglia incredibilmente, la seconda no. E quindi vai in difficoltà da quel punto di vista. Ma io credo che poi non bisogna buttare la croce sul centrocampo, perché sulla difesa, perché anche il centrocampo ha avuto un po' di colpe. Vedi Demme, che secondo me doveva dare una mano agli Usai
sulla zona sinistra, perché Chiesa era scatenato. Chiesa e Cristiano Ronaldo stanno mantenendo un po' tutta la situazione Juventus, con Pirlo compreso. Per quanto riguarda poi l'approccio, io credo che a Napoli manca un po' l'uomo di carattere. Io in Siria gli voglio un mondo di bene, Diego lo sa, perché siamo in due. Che riesce a metterci sempre l'anima, il coraggio, la voglia di vincere. Però ad un certo punto la Juve, quando è andata in difficoltà, Buffon e Chiellini hanno detto a Pirlo: ce lo vediamo noi, perché non è un caso che Buffon, in una partita così importante, a 43 anni, col contratto in scadenza, decida di andare in campo. Quindi credo che da quel punto di vista è uscita tutta la loro juventinità. Juventinità che alla fine ha vinto, perché se pensi le parate che ha fatto Buffon, la cattiveria di Chiellini, che ha detto vicino, lo ha accolto Osimhen col sorriso e poi gliela ha dato di santa ragione. Quindi Osimhen non si è tirato indietro, però ci ha fatto molto piacere, Sasà. No, figurati se ha paura. Però io credo che qualcosa l'anno prossimo dal punto di vista caratteriale va rivisto, perché pensavo che Bakayoko potesse essere un uomo del genere. Diciamocelo che da quando sono andati via Reina, Albiol e Hamsik, questo Napoli ha perso un po' di potere a livello caratteriale, e questo certo. Non va bene, perché quando fai una squadra devi avere qualità, quantità e soprattutto cattiveria. Certo, domani dovrebbe Sasà, l'ultimissima, velocissima, domani dovrebbe partire Osimhen dall'inizio. Qualche segnale confortante arrivato dall'Allianz, che occasione avrà domani Victor Osimhen? Ma io credo che da domani in poi, Diego, bisogna fare la squadra Osimhen fisso e poi altri 10, perché se non lo utilizzi adesso, in un momento così importante, io credo che non valga poi più il discorso di aver fatto un grande investimento. Mertens va bene, ma credo che Mertens adesso sia un attimo in calo, e quindi devi buttare questo ragazzo in mezzo, anche in virtù di quello che sarà poi l'anno prossimo, che si riparte da lui, perché non posso pensare che lo compri 80 milioni nell'estate 2020 e nell'estate 2021 lo vendi. Quindi è lui l'uomo, credo, del rush finale, e mi auguro che possa mettere in cantiere delle belle prestazioni e soprattutto segnare. E grazie a Salvatore Caiazza del Roma per essere stato con noi. Ciao Sasà. Diego, a presto. Ciao. A presto. E abbiamo subito in collegamento con noi, perché è tempo di fantacalcio, nonostante non stiano andando molto bene i miei fantacalci, tranne uno, qui sono primo, il resto è meglio mettere una pietra sopra. Vabbè, ho capito, però se fai 10 fantacalci, sei ultimo in 9 e uno lo stai vincendo, non conta niente, voglio dire, sei sempre negativo. Buongiorno Antonio Giordano dalla redazione di fantacalcio.it. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao caro Antonio. Anto, partiamo subito con la raffica. Sì ragazzi, perché c'è Spezia Crotone alle 15, nello Spezia c'è il dubbio Nzola, potrebbe non giocare, al suo posto Piccoli che sta facendo molto bene, nel Crotone Messias è in dubbio, proverà a stringere i denti, ci sono invece regolarmente Simi e Unas. Alle 18 c'è Parma-Milan, rischia Kurtic a favore di Brugman, dovrebbe giocare Pellè per la gioia di Diego, invece l'ho schierato. Hai fatto bene perché sarà titolare, invece Mihailan non dovrebbe giocare. Nel Milan gioca Kalulu e non Dalò sulla fascia destra, out Calabria e Romagnoli, gioca Rebic, panchina finalmente per Leao e Mandžukić che sono tornati. Stasera Udinese-Torino. Nel Torino non c'è Sirigu per coronavirus, nell'Udinese invece non c'è Noitink, ci sarà Forestieri al fianco di Llorente, confermato nel Torino Berdi mezzala, out Singo. Domani alle 12.30 Inter-Cagliari, out Barella perché è squalificato, al suo posto gioca Gagliardini, panchina per Sensi, Vidal e Vesino, Young e Lautaro favoriti su Darmian e Sanchez, ma sono ballottaggi quasi 50-50, nel Cagliari gioca Pavoletti, non Simeone, stringe i denti Nandez, out Cragno invece per coronavirus. Verona-Lazio c'è Barak, c'è anche Luis Alberto che gioca titolare nonostante il problema alla caviglia, out Lazzari e Correa, giocano Fares e Caicedo, Marusic giocherà nei tre di difesa così come Di Marco nel Verona con Lazovic a centrocampo. Alle 15 abbiamo anche Juventus-Genoa con Szczęsny che torna in porta, Buffon dovrebbe andare in panchina, Chiellini vuole ancora giocare titolare ma c'è Demiral
che scalpita, Dybala più di Morata dopo il grandissimo gol fatto al Napoli. Nel Genoa Scamacca dovrebbe ancora giocare lui al fianco di destro, in mediana il giovane Rovella. Arriviamo a Sampdoria-Napoli, dove c'è Askilsen, il giovane centrocampista della Sampdoria, in mediana perché Kdall è infortunato e Adrien Silva è squalificato. Avanti, doppia coppia appunto di ex, Gabbiadini e Quagliarella. Nel Napoli invece gioca Osimhen e non Mertens, come avete giustamente ricordato voi. Dovrebbero giocare anche Demme e Politano. Dalla panchina invece Lozano, in porta c'è Ospina e Nomeret. Alle 18 Roma-Bologna, la novità di giornata arrivata pochi minuti fa riguarda Mkhitaryan, che è tornato in gruppo e potrebbe essere convocato. Bigliar dovrebbe giocare dal primo, rischia Veretout, in attacco Majoral e Perez titolari, fuori probabilmente Pellegrini e Dzeko. Nel Bologna ancora Scovolsen e non Orsolini, out Tomiyasu, Skorupski è uscito negativo al coronavirus, però non è detto che giochi titolare, c'è ancora Ravaglia. Chiudiamo con le ultime due, Fiorentina-Atalanta e Benevento-Sassuolo, che chiuderà il programma lunedì. Nella Fiorentina giocano Caceres e Biraghi sulle fasce, out Ribéry per squalifica, c'è Essery calzo posto. L'Atalanta va avanti con il 4-2-3-1, giocano Malinowski, Pasalic, Muriel e Zapata in attacco, quindi ancora fuori Ilicic, fuori Pessina per coronavirus, confermato Toloi terzino. Chiudiamo come detto con Benevento Sassuolo, c'è Gaic in avanti favorito sulla Padula che non sta facendo bene, Viola non al meglio, andrà in panchina, Letizia può giocare titolare. Nel Sassuolo out ancora Berardi, Caputo e Traoré, giocano Raspadori, Araslin, ristabiliti Locatelli e Ferrari. Anto, sei stato chiarissimo, ma devi chiarirmi ancora un'altra cosa. Ho comprato Singo all'asta di riparazione, penso abbia fatto due partite sì e no, ma che fine ha fatto? Purtroppo ha un infortunio muscolare che si sta rivelando più grave del previsto e non sarà convocato neanche per la partita di questa sera con l'Udinese. Sono infatti appena usciti già. Tutto a posto, bene. I convocati. E quindi Singo non sarà neanche convocato, si spera di recuperarlo per la 31ª giornata. Certo, allora io ti faccio una domanda. Ilicic. Anche due. Ilicic, anche due, Diego. Ilicic, Osimhen, Pellè, Pedro e Caprari, i due che lasci fuori. Allora, Pedro, che non credo che giochi, Ilicic, Osimhen hai detto, e gli altri ricordami, Pellè e Caprari, lascio fuori Pellè e Pedro. Caprari lo metto perché poi nel Monday Night fa sempre comodo, un bomber di riserva, poi rischia di essere anche rigorista perché non c'è Viola, non c'è la Padula e potrebbe andare lui dal dischetto. Ilicic è vero che non sta giocando, però è sempre Josip Ilicic. Osimhen gioca titolare, diciamo che se non lo metti ora non lo metti più, quindi è giusto puntare sul nigeriano, quindi farei fuori gli altri due perché Pedro non credo che giochi e Pellè è una partita complicata. E infatti io ho messo Ilicic, Pellè e Osimhen, perciò io perdo, perché vedi, tu mi hai chiesto un'altra cosa, io ho messo a Pellè titolare. Grazie ad Antonio Giordano dalla redazione di fantacalcio.it. Grazie a voi ragazzi, alla prossima. Ciao Anto, buon lavoro e grazie. Cioè, sono scarsissimo a fantacalcio, ragazzi. Vabbè, è arrivato il momento della tua probabile formazione, Diego. L'anti-Sampdoria. Probabile barra ufficiale. L'ufficiale di Diego Junior. La formazione allora, che scenderà in campo domani a Marassi alle 15. Allora, vediamo. Ragazzi, ritorno Ospina tra i pali. Bella notizia, perché voi sapete che io sono un fan di Ospina. Quindi Ospina tra i pali. A destra di Lorenzo, a sinistra ritorna Mario Rui. Al centro rientra Manolas al fianco di Koulibaly. In mezzo al campo dovrebbero giocare Demme e Fabian. Dipende da Gattuso come interpreta la partita, perché potrebbe giocare anche Zielinski, è un po' più complicato. Giocano Demme e Fabian davanti alla difesa con Zielinski tre quarti. A destra ritorna Politano, a sinistra Insigne, in attacco turno di riposo per Mertens, gioca Osimhen. Speriamo bene. Non so che altro dirti. Io penso che non, se abbiamo paura di questa partita, cioè certo è una partita da avere, ci vuole, bisogna giocarla, bisogna vincerla sicuramente. Io sono fiducioso, il Napoli è vivo, il Napoli anche è una squadra, secondo me è una squadra che sta bene. Anche secondo me. Poi io continuo a dire, sono un sostenitore della teoria dell'approccio alla gara, Diego, lo sai, lo ripeto sempre, io penso che il Napoli con queste squadre qua sa, ha consapevolezza di essere più forte e quindi entra in campo con un determinato modo che poi favorisce il resto dei 90 minuti. Però queste sono partite
Sono partite complicate. Io ieri e poi Ranieri non è l'ultimo dei arrivati, diciamo. Io ieri parlavo con un mio caro amico che è un addetto ai lavori e mi diceva: vero, il Napoli probabilmente ha il calendario forse più semplice, però questa è un'arma a doppio taglio, perché il Napoli proprio nelle partite semplici negli anni è venuto meno, quindi speriamo di no. E da Gianluca Miranda e Diego Maradona Junior è tutto. Ragazzi, forza Napoli, ci vediamo lunedì. Grazie alla redazione, grazie alla regia targata Mattia Angri. Adesso spazio all'informazione regionale con Antonio Esposito. Ciao a tutti.